purtroppo questi generi sono prodotti, specie le mascherine, al 90% in Cina, comprensibilmente ci sono delle difficoltà di approvvigionamento. Abbiamo attivato non solo SGR, ma anche tutto il farmacista, abbiamo attivato tutta una serie di procedure, abbiamo centralizzato lo stoccaggio. Credo che nel primo pomeriggio potremmo già essere, metà pomeriggio potremmo essere ragionevolmente certi di avere un'adeguata scorta e fornitura per i fini istituzionali. Sono dei dispositivi molto semplici, come ha accennato l'assessore, sono prodotti prevalentemente in Cina. C'è una carenza che non è degli ospedali, non è della Guardia Medica, è una carenza mondiale e quindi anche una carenza italiana. Le scorte ci sono, stiamo massimizzando le riserve nei confronti dei servizi essenziali e di emergenza, che sono quelli più soggetti a possibilità di contagi. Oggi la farmacia centrale della Regione Piemonte, che ha ricevuto l'incarico di massimizzare gli sforzi degli acquisti, ha portato avanti delle richieste nei confronti di distributori il cui elenco ci è stato fornito dalla Protezione Civile di ieri sera verso le 23. Questo elenco contiene tutta una serie di numeri di presidi cui possiamo fare accesso. Abbiamo deciso di centralizzare questi acquisti in una sola farmacia e da questa farmacia verranno distribuiti a tutti gli altri presidi della regione in modo ordinato e regolare.